detto prima, su i commenti della su Radio Padania, sui forum leghisti, Giovanni Padania, eccetera, di questi giorni, a parte Maroni e la Libia, c'è anche la nomina dei sottosegretari. 9 sottosegretari, per cui tanti commentano, ah, è peggio di quando c'era Prodi, no? No, basta, la tessera della Lega, vado via. E poi soprattutto tanti di loro sono meridionali, per cui sui forum leghisti sono parecchio indiferiti, al di là del denaro pubblico, anche per la provenienza tuttora. Prego, perché è la prima volta che lo presento in Veneto, per cui presentare un libro così... Sì, io sono molto contenta, poi la Giba ha fatto un casino, ha detto tra di noi, cioè è uscito ovunque questa cosa sull'Espresso, sul Fatto, per cui Castelfranco Veneto è proprio meta prediletta per la presentazione dei libri, e, per cui sicuramente c'è una sensibilità diversa rispetto alle altre regioni in cui sono stata, presa. Beh, sicuramente, grazie, poi ci sono tante altre cose da dire, tra un attimo passiamo la parola a chi è venuto ad ascoltarti. E, beh, per quanto riguarda le domande, volevo solo fare una richiesta molto semplice: se le domande sono stringate e precise, riusciamo a sentire più domande e di conseguenza riusciamo a sentire più risposte. Questo è solo un ordine di servizio. E la prima considerazione, anche per contestualizzare poi le argomentazioni che ha portato Eleonora poi qui, no, a Castelfranco, sono di questo tipo. Quest'idea che tanto non importava, che tanto era folklore, che tanto era modo di dire, che tanto era modo di fare, ha oggettivamente nascosto quelle offese alle istituzioni, anche quello svuotamento di autorevolezza, che poi oggettivamente, alzando sempre un po' di più l'asticella, ha permesso a 10 anni di distanza, se noi pensiamo 10 anni fa, certe cose non si sarebbero mai potute dire, ma nemmeno mai potute pensare né dichiarare, e invece un passo alla volta tutto quello che era incredibile, impensabile, le offese, le bugie, un certo modo di la compravendita, mi viene in mente, dei parlamentari, cioè queste che sono cose di contenuto, che sono cose gravi, che era impensabile non tanto che non avvenissero, ma che fossero giustificate e assolutamente in qualche modo ritenute normali. Questo è proprio il frutto, se io devo vedere una responsabilità da parte di chi doveva arginare, no, questa enorme ondata, la vedo nell'incapacità di aver capito per tempo quanto il potere economico incredibile, assolutamente anomalo, di un Presidente del Consiglio come quello che abbiamo avuto noi avrebbe sbaragliato tutte le regole del gioco, perché avrebbe comprato non tanto i gruppi di elettori quanto addirittura le coalizioni che voleva comprare. E l'altro è stato quello di sottovalutare. Allora, a questo proposito faccio solo 2 esempi per quanto riguarda Castelfranco. Castelfranco è una cittadina che diventa ad amministrazione leghista, come voi tutti ricorderete, ad aprile dell'anno scorso. Viene impedito di esporre la bandiera italiana dal 17 marzo alla fine dell'anno, perché si dice se vuoi mettere la bandiera italiana la metti un giorno, il 17, gli si spiega che un anniversario dura un anno, non credevo, non sapevo, non volevo. Si festeggia il 17 di marzo dovendolo organizzare come cittadini, in parte come partito, ma anche in parte anche con altre associazioni, perché l'amministrazione comunale decide di non festeggiare l'unità del proprio paese, della propria nazione. Ci sono delle dichiarazioni fortissime da parte del nostro sindaco che mette nelle mani degli immigrati tutta la problematica legata al pronto soccorso di Castelfranco, dicendo che praticamente se le persone non possono avere più un servizio è perché ci sono gli immigrati a Castelfranco. Si fa un'interpellata in comune e dice, sempre perché la forma è una cosa bella, lo dice così: no, ma non è che, come mi vedi? Ecco, in questo modo lui si è
spiega sereno, lui ti dice no, è molto più ampia la problematica del pronto soccorso di Castelfranco, è fatta da la gente del Veneto, Castelfranco non lo sa usare, è fatta da una serie di cose, ci mancherebbe, sai, però quando parlo con i giornali io devo fare propaganda. Poi riusciamo a fare una serata, un pomeriggio dedicato a Tina Anselmi sul suo libro sulla P2 e il comune ci dice chiaramente che non gli interessa, cioè l'assessore alla cultura sostiene che Tina Anselmi non è nelle sue corde, nelle sue, come se il comune fosse roba sua. Poi si fa la giornata, viene concesso il teatro, dopo naturalmente tutta una serie di richieste molto complesse e complicate, si arriva ad averlo e non si presenta nessuna persona dell'amministrazione comunale. Io ritengo che anche questa, capisco che è meno grave di una malattia terminale, della fame, di qualcuno che ti infili un coltello nello stomaco, che ti diano la bastonata o che ti picchi perché sei omosessuale. Certo che è meno grave, ma è l'insieme di queste gravità, di queste piccole, subdole gravità che fa diventare una democrazia reale una democrazia apparente. Quest'anno, a distanza di 10 mesi, non si può nemmeno presentare un libro. Allora, questo continuare a sminuire queste cose e a pensare che siano piccole cose o cose che hanno poco significato è di una gravità inaudita ed è forse la più grande responsabilità che ha avuto e che ha tuttora il centro-sinistra in questa situazione che è venuta a crearsi. E adesso naturalmente mi farebbe piacere che le domande venissero da voi. Prego. Io vorrei un tuo consiglio o delle riflessioni riguardo al linguaggio. Prima sottolineare che il loro linguaggio è un linguaggio che va direttamente alla pancia, fondamentalmente nella piramide dei bisogni sono alla base, i bisogni primari, e quindi in quella fascia di bisogni primari è facile trovare slogan, cioè tu vedi che 200 persone escono da una moschea e dico copri, visto che siamo in Veneto, odiali, se tutti ladri, fora, eccetera. Già sullo stesso argomento, per trovare un'argomentazione che venga un po' più in alto nella piramide anche dell'evoluzione umana, necessariamente ti sposti dalla pancia al cervello, perché devi dire ascolta, confrontati, distingui i buoni dai cattivi, capisci perché sono qua, non negare un processo storico, cerca soluzioni, almeno non fare un calderone anche non solo tra persone, ma anche tra nazionalità, tra religioni, all'interno della religione musulmana. Quindi necessariamente è l'esempio che hai fatto tu, necessariamente fai fatica a trovare il contro slogan per opporsi agli slogan. Però al di là di questo modo, che ovviamente va risolto, faccio fatica però a trovare un contromodo per cui la sinistra possa trovare degli slogan o delle aree, magari sugli immigrati dovranno trovare degli slogan. Tu hai fatto delle riflessioni in merito sia sulle stesse aree foriere di slogan da parte della Lega, e sia se ci sono delle aree libere nella piramide bassa dei bisogni possiamo sfruttare. Allora, io non sono una comunicatrice politica, per cui per me è difficile dirti sì, c'è questo contro slogan che nessuno ha usato, però io ci ho pensato, secondo me tira, no? Funziona. Però posso farvi qualche esempio. Cioè, a livello di comunicazione, per esempio, del PD, io ragiono sempre in termini nazionali perché quello è quello di cui mi occupo, che ho studiato. La campagna oltre di Bersani, che... infatti, non so se l'avete vista, ve l'hanno detto tutti, infatti, ecco, per me per esempio, al di là del fatto che l'hanno definito eroticamente composto in quella, cioè, che dico no, insomma, non ero così freddi però educato, cioè è un'altra cosa, e un manifesto che invece funzionava meglio era quello che hanno fatto sulla Lega, in cui c'era Alberto da Giussano con la spada flessa, praticamente, esatto, moscia. Questo a livello comunicativo ha riscosso successo,
per cui c'è bisogno anche di un rinnovamento di immagini. Poi io non faccio comunicazione, però poi al di là di Bersani mi era capitato un anno e mezzo fa di moderare un incontro con la Deborah Serracchiani ed era stata appena eletta al Parlamento Europeo, mi pare di ricordare, sì, ed era stata appena eletta al Parlamento Europeo. Per cui io le ho detto, senti, eravamo in questo dibattito molto informale, lei presentava il suo libro, per cui le ho detto, c'era con lei anche Mariangela Bassico, che era il vice dell'istruzione quando c'era Fioroni, ho detto, senti, ma il problema è oggettivo della comunicazione, cioè voi vi trovate anche in una posizione molto difficile perché il vostro avversario politico è a livello mondiale riconosciuto come un re della comunicazione, cioè Berlusconi, che ci piaccia o meno, quello l'ha capito. Cioè, da venditore di pentole, è quello lì, è un venditore di pentole che però, capendo appunto gli umori della pancia, riesce a catalizzare l'attenzione, a veicolare anche un messaggio politico, a portare avanti il suo progetto politico. E lei mi diceva, era molto fumoso su questo aspetto, perché sembrava considerato un peccato mortale ragionare in termini di comunicazione, cioè ammettere che in effetti l'altro è più forte a comunicare, perché l'ha fatto di mestiere, è iniziato così 50 anni fa. Io non mi voglio mettere allo stesso livello, perché noi non abbiamo bisogno di comunicare allo stesso modo, il nostro elettorato è superiore, no? Cioè, e questo veramente mi sembra un paradosso in cui il centrosinistra si è scornato per tanti anni, perché l'avversario era forte su quel campo, per cui noi no, noi siamo diversi, siamo intellettualmente superiori, per cui dobbiamo agire su un altro ambito. Purtroppo i risultati sono anche questi, che alla fine è sbagliata la comunicazione di pancia, però se tu non hai preparato il terreno per una comunicazione efficace, anche parlando di problemi, perché tante volte la comunicazione del centro-sinistra, o comunque dei partiti all'opposizione rispetto alla Lega, si sono arenati davanti al silenzio. Su questo tema poi avevo presentato il libro anche in una sezione di Rifondazione di Novate Milanese, e allora io ho detto, anche voi Rifondazione, che non esistete più praticamente, cioè vi trovate nei circoli perché avete ancora delle sale, ma di fatto non rappresentate nessuno adesso a livello istituzionale, a livello di istituzioni nazionali, dovete copiare qualcosa della comunicazione che viene dall'altra parte. Però ancora si infuriano, perché dicono, no, noi abbiamo gli argomenti forti, abbiamo gli argomenti importanti del precariato, del lavoro, per cui non abbiamo bisogno di comunicarli così. Ma la politica è fatta anche di quello, per cui io mi auguro che anche la sinistra radicale trovi una modalità di espressione efficace sull'elettorato. E fra l'altro di argomenti da cavalcare ne hanno tantissimi, parlo di uno di cui mi sono occupata in prima persona, cioè del precariato. Io per il Fatto Quotidiano, in realtà la cosa è nata sul blog, avevo rilanciato una frase di Antonio Mastrapasqua, che è il presidente dell'INPS, che aveva detto, diamo ai dipendenti, a chi ha un anno dalla pensione, lavoratori dipendenti, la possibilità di calcolare la proiezione della propria pensione sul sito dell'INPS, ma ai precari no, perché altrimenti scoppia la rivolta sociale. Questo è stato quello che ha detto, pubblicato sul Corriere della Domenica, nessuno se l'è filato, l'ho rilasciato sul blog dicendo diffondete, perché qua bisogna assolutamente fare qualcosa, 70.000-75.000 condivisioni su Facebook, faccio il pezzo per il Fatto Quotidiano, sento i sindacati, dico sentite questa frase qua, lui l'ha detta, ma voi dove stavate? Voi che ormai avete tesserati, garantiti perché sono lavoratori dipendenti o in pensione? Ve ne frega qualcosa dei precari che soffrono e stanno male, visto che anch'io sono precaria, lo dico anche con cognizione di causa, fra l'altro, oppure non me ne frega assolutamente niente. E io ho trovato delle risposte da parte dei sindacati che erano imbarazzanti, perché dimostravano una conoscenza pari a zero delle esigenze e della necessità di vivere di 30-35 anni precari. Il NIDIL, che è il sindacato che si occupa dei precari della CGIL, mi ha dato una risposta aberrante, che è stata la seguente. I precari non possono fare la proiezione della propria pensione. Sì, certo, perché state pagando, i precari pagheranno appunto le pensioni, con i loro contributi di oggi stanno pagando le pensioni dei padri, dei nonni, eccetera. Noi però abbiamo una proposta. Abbiamo la proposta di alzare la soglia di contribuzione. Cioè, ma se quei soldi io li perdo a prescindere perché
li prenderà mio padre nella pensione, forse dovresti abbassare la soglia di contribuzione e lasciarmi un margine, ad esempio per una pensione integrativa, ad esempio per un investimento. E invece no, e invece no. Per cui io dico, queste sono battaglie importanti. Ora, io non so se è per un pregiudizio ideologico per cui il lavoratore deve sempre avere un tasso di contribuzione altissimo, parlo del caso specifico, in quanto lavoratore, però dobbiamo anche fare i conti che i tempi sono cambiati, che esiste una situazione di precarietà che è diffusissima ed è anche molto preoccupante e che purtroppo su questi temi, al di là di dire abbiamo il sindacato della NIDIL, che è quello proprio di precari a posto della CGIL, continuano a fare delle proposte che sono... per cui io non mi tessero al sindacato. E io vedo anche il trasferimento di questo, vi ho fatto un paragone, ma per dire che questi sindacati sono ovviamente tradizionalmente di sinistra, e questo è un problema grande quello del lavoro, del precariato, però io ho ricevuto delle risposte da parte di chi se ne occupa di mestiere che erano veramente preoccupanti, per cui io dico, mandate avanti la comunicazione, fate qualcosa, però cercate di attualizzare questi problemi, di attualizzare, cioè parlare di precariato oggi non è come parlare di lavoro 15 anni fa, è diverso, per cui anche sui precari non mi bastano più gli slogan, mi servono delle proposte veramente concrete e io credo che su questo ci sia un tentennamento abbastanza diffuso. Io faccio questo mestiere perché ho un'agenzia di comunicazione, faccio esattamente questo. E così, per parlarne con te, per parlarne con loro, noi abbiamo scelto una strada di comunicazione che fosse molto diretta sui nostri sì e i nostri no. Allora, ci sono le elezioni provinciali, sono elezioni molto particolari perché la provincia ha delle competenze ma non ne ha molte altre, e per cui ovviamente non si poteva parlare di argomenti to cure, no? Bisognava parlare di cose. Però siamo stati molto attenti ad essere precisi, perché una delle critiche che vengono spesso fatte al PD, al centro-sinistra, ma forse al PD in particolare, è quella di avere sempre dei ni o dei so, no? Queste posizioni sempre miste. Per cui dei materiali che dappertutto dicessero noi sì questo e noi no quello, è stata la base sulla quale noi abbiamo voluto prenderci delle responsabilità. La seconda cosa che abbiamo fatto è stata quella di dare i numeri. Uno dirà, tanti anni che date i numeri al centro-sinistra, non è per caso dare le percentuali. Cioè, abbiamo creduto che fosse interessante, per esempio, dire che nel Veneto i fondi per la sicurezza e l'ordine pubblico sono stati tagliati del 90% dalla regione, naturalmente a colore leghista. Dirlo vale più che fare mille discorsi su siamo sicuri, non siamo sicuri, ci abbiamo paura, no, sono stati tagliati del 90%. Io penso a tutte le piccole e medie imprese che votano Lega, sono moltissime nella nostra regione. Noi abbiamo cercato naturalmente i dati, ci siamo informati e abbiamo avuto modo di accedere ovviamente ai documenti. Nel Veneto la Lega ha tagliato gli interventi a favore delle piccole e medie imprese, cioè praticamente il 90%, no? Di chi dà lavoro, del 99%. Ha tagliato gli interventi a favore delle piccole e medie imprese la Regione Veneto del 99%. No, io questa la ritengo una comunicazione efficace, perché non va ad avere delle implicazioni che sono solo ideologiche, ma va ad avere delle implicazioni che sono molto precise. E in questo modo abbiamo portato avanti un discorso. Poi naturalmente attraverso il nostro candidato a presidente della provincia, piuttosto che i nostri consiglieri, diamo anche delle risposte a queste cose, no, di fattibilità, però mi interessava dare questa risposta anche a Claudio, perché oggettivamente tu non puoi pensare di fare ciò che non è nella tua natura, perché lo faresti molto peggio di chi lo fa in maniera naturale. Tu puoi fare però molto meglio ciò che invece è nella tua natura,
e per cui saperti prendere delle responsabilità rispetto alle cose che dici e per cui essere molto chiaro. Vorrei anche far notare, per chi non è del settore, perché è una cosa fondamentale, fondamentale, che la forza di fuoco economica del nostro Presidente del Consiglio non ha pari nella storia politica di nessun paese. Qualsiasi, non è per difendere il partito che amo e di cui sono segretario del Circolo di Castelfranco, ma nessuno avrebbe in nessun modo e con nessuna intelligenza strategica potuto contrastare quello che è stato un cambiamento epocale dalla gestione del calcio, e non lo dico a caso, dove l'entrata di Berlusconi ha completamente cambiato tutte le regole del gioco, fino alla nostra vita politica. Per cui avremmo potuto fare molto meglio? Sì. Avremmo potuto accorgerci prima? Sì. Avremmo potuto capire che il conflitto di interessi doveva essere una cosa che andava uccisa nel nascere e non si poteva farla crescere? Sì. Però ricordiamoci, per chi non è esperto, che quello che lui ha fatto non sarebbe stato fattibile da nessuno, chiaro? Da nessuno, questo è importante che si sappia.